Neville Brady è un designer, direttore artistico e disegnatore di caratteri tipografici britannico, nato a Londra il 23 aprile del 1957. Nel 1975, all'età di 18 anni, studia arte al Hornsey College of Art. L'anno seguente frequenta un corso di grafica al London College of Printing, dove studia il dadaismo e la pop art. Nel periodo di maggior fermento del punk 77, movimento musicale che dà le origini al genere punk rock anglo-americano, Brody si fa un nome come disegnatore sia di poster per concerti ed esibizioni musicali ed artistiche di Londra, sia di copertine di album. Tra gli artisti che si avvalgono della sua collaborazione troviamo i Cabaret Voltaire, Clock DVA, Throbbing Gristle e successivamente Depeche Mode e King Crimson. Nel 1980 fonda la rivista di musica e moda The Face, di cui cura l'orientamento artistico e l'immagine fino ai caratteri tipografici impiegati. La sua creatività nel settore gli permette di lavorare come direttore artistico e grafico per diverse riviste a livello internazionale, come City Limits, Lei, Per Lui, Actual e Arena, fino a curare il cambio d'immagine dei giornali inglesi The Guardian e The Observer. Nel 1987 cofonda il Neville Brady Studio insieme con il grafico svizzero Cornel Windlin, che si occupa di grafica a più livelli, dagli spot pubblicitari alle locandine trailer di film al packaging. Tra i clienti si annoverano Greenpeace e la Deutsche PTT, società di poste tedesca. Nel 1988 la casa editrice Thames & Hudson pubblica un volume su Brody e viene allestita una mostra itinerante dei suoi lavori in tutta Europa e in Giappone. Nel 1989 cofonda con il designer tedesco Eric Spiekermann e la moglie Joan il Font Shop, il primo distributore di font digitali. Nel 1990 crea il progetto Fuse, con l'intento di mettere a contatto diversi campi della grafica come mezzo di comunicazione, dalla creazione di nuovi stili estetici e di nuovi caratteri tipografici, grazie anche all'uso delle nuove tecnologie digitali. Nel 1994 apre Research Studios con uffici a San Francisco, Parigi, Berlino e New York e inizia ad attrarre clienti importanti come la Paramount Pictures e a lavorare alla grafica dei siti web, tra cui quello di Kenzo. Nel 2006 cura il rinnovamento d'immagine del quotidiano The Times, creando per l'occasione un nuovo carattere tipografico, il Times Modern, che sostituisce l'originario Times New Roman, impiegato dal 1932. Tra i lavori più recenti si annoverano clienti come Nike, Adidas, Montblanc e New York Museum of Modern Art.